Allora, eccoci qua. Durante le presentazioni del mio libro, di donne che sfidano la tempesta, ho conosciuto molte donne che mi sono venute a raccontare le loro storie, alcune delle quali ho deciso di rincontrare con voi. Una di queste è sicuramente Maria Grazia Mediati, farmacista, appassionata, combattiva, che non ha mai mollato un istante, che ha la farmacia a Roma. Ebbene, Maria Grazia, io con te vorrei ripartire da queste file pazzesche che vediamo tutti i giorni camminando per Roma, di gente che si ammassa per fare tamponi davanti alle farmacie. Qual è la situazione che voi state vivendo? Quanto è complicato gestirla? Allora, abbiamo affrontato un momento molto difficile, specialmente prima delle feste, avete visto quello che è accaduto e sta continuando però, sta continuando. È stato complesso gestire questa quantità enorme, no, di afflusso ai nostri gazebo. Infatti molte farmacie hanno dovuto raddoppiare, triplicare il personale impegnato, perché il nostro intento era anche quello di non far restare le persone in fila per tanto tempo. Ci siamo riusciti in buona parte. Quindi adesso si ammalava in fila per il tampone, una roba incredibile. Prima abbiamo avuto tutto un afflusso di persone che volevano incontrare i parenti, quindi addirittura la situazione rispetto adesso era ancora meglio, nel senso che voglio andare a casa a incontrare i parenti, faccio il tampone. Oggi abbiamo una situazione molto diversa, cioè abbiamo tantissima gente che però viene ed è purtroppo positiva, nel senso che siamo molto più a rischio, la quantità di persone, di pazienti che vengono è ancora... Cioè prima era stare sicuri, ora è ho avuto un contatto, non mi sento tanto bene, starnutisco, e quindi la percentuale di positivi è altissima, giusto? Sì, assolutamente, è cambiata la situazione, abbiamo, non so, su un centinaio di persone che faccio io quotidianamente, quasi 20-25 persone, io le riesco a rintracciare come positive. E quindi c'è anche un maggior rischio per noi, ecco, è abbastanza pesante la situazione, perché prima affrontavi una quantità di positivi molto più bassa, attualmente è veramente... Senta, dimmi una cosa, Maria Grazia, i rapidi, c'è tutta una polemica che valgono poco, che sono molto fallaci, che fanno troppi errori, tu cosa pensi? Pensi che abbia senso continuare a fare rapidi, anche perché i molecolari sono una chimera, francamente? Il rapido, la possibilità di utilizzare il rapido è stata la salvezza della situazione attuale. Cioè attualmente, anche se qualche volta può capitare, poche volte meno male, che non venga evidenziata una positività, specialmente nel caso in cui ci sia una leggera positività dai tamponi rapidi che stiamo usando noi, e in compenso c'è, abbiamo un primo screening, dici tu, orienta le persone. La tempestività, la possibilità veramente di ripeterlo abbastanza in fretta. Il rapido sta comunque dando ottimi risultati per il rintracciare, per il rintracciamento delle persone, quindi è assolutamente un metodo attualmente... Ma secondo te perché dilaga così tanto la Omicron? È molto cambiata la Omicron? Abbiamo noi abbassato troppo la guardia? Tu vedi dei comportamenti sbagliati attorno a te? Io dico proprio questo, dico che attualmente quello che vedo è il fatto che ci siano queste nuove regole porta le persone ad avere poco chiare le idee. Noi stiamo cercando quotidianamente di spiegare che ci sono queste differenze tra i contatti che hanno avuto alto rischio e quindi queste differenze di comportamento. La gente però non ce le ha chiare, brava. Va fatto un lavoro di sensibilizzazione. Come darti torto, Maria Grazia? Io spero davvero che la conferenza di stampa di oggi di Draghi chiarisca un po' le idee, perché lo dicevo dall'inizio della puntata, ho la sensazione davvero che la confusione, il labirinto in cui ci siamo infilati è complicatissimo, lo dico anche a Sandra Zampa come riflessione da fare. Noi riceviamo